Presidente, è difficile intervenire per un ricordo dedicato a Stefano Bertacco in quest'Aula in pochi minuti e mai avrei voluto e pensato di doverlo fare a nome del gruppo di cui faccio parte, la Lega, ma spetta a me in quanto veronese e sento anche di definirmi non solo in quanto veronese ma in quanto amico di Stefano. Conosco Stefano Bertacco da 13 anni. Abbiamo condiviso un percorso politico parallelo, prima come assessori del Comune di Verona, poi ora come senatori. Stefano Bertacco è sempre stato un uomo e un politico disponibile all'ascolto, al confronto, come è stato detto, ma quando si convinceva di un'idea non si smuoveva dalle sue convinzioni, nessuno riusciva a smuoverlo. Non era mai prevenuto con nessuno, era corretto con tutti, ma maturata un'opinione diventava irremovibile nel difenderla e nel difendere le sue ragioni. Non era quindi un uomo da facili compromessi. Ed era poi un uomo di grande ironia, ironia tagliente nel confronto politico, ironia che divertiva e metteva buon umore quando ci si confrontava con lui in qualsiasi situazione. Una caratteristica è quella dell'ironia tutta veronese, perché Stefano Bertacco era un tipico cittadino veronese. Ha sempre amato la sua città e Verona ha sempre amato e rispettato Stefano Bertacco. Difendeva, dicevo, con convinzione le sue idee, ma sapeva sdrammatizzare con ironia e divertimento ogni situazione difficile. Stefano Bertacco è sempre stato un protagonista della politica veronese, ma lo è sempre stato senza manie di protagonismo. C'è sempre stato per tutti, fino all'ultimo, dava sicurezza a chi lo aveva a fianco, una spalla perfetta per affrontare qualsiasi battaglia. Un carattere forte, solido, una roccia. Questo era Stefano Bertacco. Sia nei rapporti interpersonali, sia nel gioco di squadra della politica. Su di lui potevi sempre contare, c'era sempre e in prima fila. E ha affrontato anche la sua ultima prova, il brutto male che ce lo ha portato via, con grande ottimismo, coraggio e determinazione, lavorando per la sua comunità senza mai risparmiarsi fino all'ultimo. Mi sento fortunato di aver conosciuto Stefano, di aver condiviso con lui una parte comune della nostra vita politica umana. Stefano Bertacco mancherà a molti, soprattutto ovviamente ai suoi cari, soprattutto a sua moglie, a suo fratello, ai suoi nipoti, a Fratelli d'Italia, ma mancherà anche a tante persone che hanno avuto la semplice occasione di conoscerlo. E mancherà anche a me, mancherà ai colleghi del gruppo Lega Salvini Premier, Partito Sardo d'Azione, che lo hanno conosciuto, che hanno avuto questa occasione e questa fortuna. Ci mancherà, certo, ma Stefano ci accompagnerà sempre e quando lo penseremo, lo faremo sempre con un sorriso. Con quello stesso sorriso che ci ha sempre donato e non ha mai perso, anche nei momenti più difficili della sua vita. Grazie Stefano, hai vissuto una vita intensa, impegnata, ma anche colma di curiosità e divertimento. Non ti dimenticheremo, Stefano. Un abbraccio da tutti noi.